Commissione Giustizia della Camera, la legge contro l'omotransfobia e la misoginia sta andando abbastanza speditamente, anche se vediamo che le opposizioni come Lega e Fratelli d'Italia stanno presentando molte richieste di audizione e stanno cercando di rallentare i lavori. Però io spero e auspico che vi sia un clima positivo e costruttivo tra maggioranza e opposizione, perché questa non è una legge che è della maggioranza ma serve al Paese, perché siamo di fronte ad un'emergenza dove persone, solo per il fatto di essere omosessuali e transessuali, vengono costantemente picchiate, bullizzate, fatte oggetto di violenza, e questo non è accettabile per un Paese che si dice civile. L'Italia è uno degli ultimi Paesi in Europa, fanalino di coda sui temi di accettazione delle persone LGBT. E poi c'è la questione della misoginia, perché anche le donne sono oggetto di violenze ripetute e di crimini d'odio, soprattutto in rete. Per questo serve una legge contro i crimini d'odio che non è più rinviabile nel nostro Paese.